Il mio questo mio esordio da solista con una parola fondamentale che è soul, perché un po' questo racchiude il concept di questo album, nel senso che nel momento in cui io sono ripartita da zero, dopo averla lasciata di rotta su Cuba, la cosa che più mi premeva era raccontarmi e quindi partire da qualcosa di molto profondo, di interiore, e quindi di guardarmi dentro, quindi guardare la mia anima, leggerla, interrogarla e fare poi una sorta di outing e poi tradurla in musica. Quindi soul in questo senso è anche soul dal punto di vista proprio di riferimento musicale. Ed è la prima cosa che, forse diciamo l'unica, non prima cosa, l'unica cosa che sicuramente avevo in mente era dal punto di vista proprio musicale di comunque rifarmi alla musica soul americana. Beh, la mia vita è cambiata molto, devo dire, dopo aver lasciato di rotta, proprio perché di rotta, ovviamente essendo un gruppo, una band, avevamo proprio una vita da gruppo, quindi provavamo insieme, ci vedevamo spesso, era una continua discussione, confrontarsi e quindi insomma era un team. In questo caso sono io che dirigo. Ed è una cosa che ovviamente non sai che cosa vuol dire fino a quando non ci sei, nel senso che non è stato semplice, devo dire, per me, perché dopo 13 anni che ho lavorato con un gruppo di persone, ritrovarsi comunque da sola e dover decidere sempre il meglio per te non è facile, perché hai un sacco di dubbi e nessuno ti può proteggere, come può fare comunque invece una band. Quindi è stato un periodo di grande riflessione e anche di solitudine, ma in senso positivo, cioè, no? Dato che è stato importante parlare con se stessi per poi veramente capire che cosa fare. Quindi è stato un grande lavoro che sicuramente mi ha arricchito. Infatti questo album, dalla prima nota all'ultima, l'ho seguito proprio in tutta la sua genesi, in ogni sua parte di lavorazione, cosa invece magari per quanto riguarda la di rotta seguivo soltanto la parte compositiva, poi la parte di arrangiamento, c'erano gli arrangiatori e non la seguivo neanche, insomma, invece qui proprio dalla A alla Z. Mi premeva, era ovviamente un mio obiettivo poter avere dentro questo album, raccogliere dentro questo album i miei vecchi amici e anche i nuovi amici, quindi in qualche modo unire passato, presente e ovviamente anche futuro, no? Magari, quindi buttare le basi anche di qualche altra collaborazione. Con Bollani siamo amici da tanto tempo e già lui mi aveva coinvolto in dei progetti suoi collaterali, tipo appunto Abbassa la tua radio, questo disco di interpretazione. Reinterpretazione di pezzi anni 30 e 40, grazie a lui mi sono avvicinata al jazz. Infatti in questi due anni sabbatici ho anche messo su un quartetto jazz e mi diverto anche a cantare questa cosa, quindi mi sono avvicinata anche a questo genere di musica. Quindi Bollani è stato molto carino a voler dare un contributo appunto a questa voce e lo ha impreziosito in modo incredibile. L'altro è Pacifico, questo fa parte delle nuove amicizie, questo grande cantautore così delicato, così sensibile, una delle voci secondo me più importanti di questo nuovo, di questo panorama cantautorale della musica italiana. E ci siamo incontrati in un modo molto particolare, soprattutto ci siamo incontrati proprio sul tema poi alla fine della canzone, senza saperlo. Ci siamo raccontati delle cose nostre intime che ci hanno poi portato ad avere poi a sentire la voce in un modo così, non voglio dire diverso, perché comunque siamo due cantanti, quindi bene o male di voce si parla, insomma siamo quasi scontati di parlare di voce, invece insomma si parla di voce interiore, che è questo dialogo che non sempre voce interiore e voce esteriore sono come dire, vanno insieme e vanno d'accordo, cioè a volte ci sono dei contrasti, e quindi su questo ci siamo trovati come un punto insomma importante di cui parlare. E l'altra è Irene, la mia grande amica, con la quale appunto ho collaborato anni fa, quando eravamo delle ragazzine, e lei con la sua voce incredibile, la sua grande gioia, ha voluto dare questo contributo al mio album e ha fatto un duetto con me.